con la maglia, grazie. Troppo. Diego, Diego, grazie. Grazie per la prima. Grazie. Insieme. 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 Insieme la facciamo? Certo. Adesso i fotografi seduti per cortesia, e facciamo la stessa cosa per le camere. Grazie, seduti. Microfono. Buongiorno a tutti, prima di tutto perdonateci per il ritardo, ma l'allenamento è durato più del previsto. Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione dei calciatori Zukanovic e Perotti, lascio la parola al CEO Italo Zanzi. Grazie per essere con noi questo pomeriggio. Oggi abbiamo il piacere di presentare due giocatori nuovi, Ervin Zukanovic e Diego Perotti. Ognuno ha molta esperienza e, come hanno visto, si hanno incorporato subito alla nostra squadra. Ervin e Diego, benvenuto alla Roma. Grazie. Possiamo iniziare la conferenza stampa. Inizia Paesano, Roma Radio. Ciao, una domanda per Diego Perotti. Hai già giocato contro la Roma con la maglia del Genoa, adesso hai giocato con la Roma contro il Sassuolo, hai esordito. Quali sono le tue impressioni sulla squadra, sulla Roma? Per me essere qua è un orgoglio, arrivare a una squadra così grande, mi sento veramente felice. Per me è un passo molto importante nella mia carriera e è vero che tutto questo è grazie al Genoa che mi ha ricevuto quando magari io non stavo così bene, per quello che essere qua per me è un passo molto importante. Vespasiani, Roma TV. Una domanda per Zukanovic. Ciao Ervin, ti chiedo questo: ti aspettavi di essere impiegato subito da Spalletti, e se nel tuo rendimento sicuramente positivo è contato molto il fatto che tu conoscessi il campionato italiano? Ma sì, io non sapevo in calcio posso andare tutto veloce. Ma sono molto felice, mister dà una grande opportunità per giocare, ma sono qua un anno e mezzo, mi trovo bene in Italia e adesso c'è una grande opportunità per fare bene per la grande squadra. Assogna, Sky Sport. Volevo chiedere a Perotti... Ci hanno raccontato per tanti anni che i giocatori vanno fatti riposare, che ci vogliono le pause, spostano le partite, i turni di campionato. Per questo poi arrivi tu e fai due ottime partite ad altissima intensità in 48 ore. Quindi questi anni ci hanno raccontato un sacco di cavolate sui recuperi, sui riposi dei calciatori? È vero, io stavo un po' stanco, però la voglia di giocare, di farlo bene con la squadra che mi ha andato a prendere, per me credo che mi ha dato quella magari quello che mi mancava o quella stanchezza, l'ho lasciato perché voleva farlo bene, voleva giocare, era la prima partita e credo che non poteva dire di no, dire o non giocarla, credo che due giorni, perché io non avevo giocato 90 minuti con il Genoa, avevo giocato 60. Quindi credo quella mezz'ora che non ho giocato mi ha dato anche per quell'energia per giocare 90 minuti con la Roma. Credo che
Per me, come ha detto Zucca, arrivare e giocare subito è molto importante e ti dà molta fiducia. Zucanovic, invece, volevo chiedere del giudizio che il nuovo allenatore Spalletti ha dato su di lui, un po' lento ma molto bravo nella scelta delle soluzioni difensive e nella posizione in campo. Se ti ci rivedi in questo giudizio che ha dato Spalletti di te? Ma va bene, così pensa mister, tutti sapevamo le mie caratteristiche, ma sono molto intelligente, posso coprire bene spazio, per me non c'è nessun problema, sono un po' lento, ma cosa significa lento? Io sono non troppo lento, io uso la mia testa e copro bene spazio e queste cose si non vedono. Evangelisti, il Corriere dello Sport. Buongiorno a tutti. Una domanda per entrambi i giocatori, visto i loro trascorsi, cioè Zucanovic che viene dalla Samp, Perotti due anni a Genoa, se si aspettano un trattamento particolare domenica in campo da parte dei giocatori della Sampdoria. E in particolare a Diego volevo chiedere, lei in realtà ha giocato tre o quattro partite in due giorni, perché contro il Sassuolo è andato a pressare sul regista avversario, ha fatto il trequartista, ha fatto anche l'esterno, ma dovesse scegliere lei il suo ruolo preferito, quale sarebbe? Rispondo prima, secondo me, credo che a me non mi riceveranno così bene, a lui sì. E poi io ho giocato quasi sempre a sinistra, quello è la posizione dove io mi trovo molto bene, però anche a Genova ho giocato a destra o anche in trequartista come l'ho fatto martedì scorso. Quindi io l'unica cosa che voglio è giocare, sono a disposizione del mister e a disposizione della squadra, del ruolo che manca per giocare, però si devo scegliere a sinistra dove mi trovo più comodo. Io adesso. Io quando sono venuto qua in Italia sono venuto come un centrale giocatore, ma primo anno con Chievo è stato Corini, lui mi porta centrale come una difesa di quattro, ma dopo siamo sistemati con tre, anche con tre sono giocato, a dopo è venuto Maran. Anche con lui ho cominciato da centrale, dopo qualche partite lui mi chiede provare terzino sinistro. Io ho mai giocato questo, ma lui mi vuole provare, ho fatto una partita, ho fatto bene, e dopo questo ho fatto tutta la stagione come terzino sinistro. Sono stato bene, mi trovi in tutti e due i ruoli bene, come quattro, come tre. Importante, si posso aiutare la squadra, questo è di più importante. Chiara Zucchelli, La Gazzetta dello Sport. Eccomi, sono qui. Io volevo chiedervi, voi due avete vissuto due trattative opposte, nel senso che di Perotti si parlava da inizio gennaio, sembrava dovesse sempre arrivare, invece poi si è arrivato praticamente l'ultimo giorno, mentre Zucanovic è stata un po' una trattativa lampo, quindi volevo sapere se ci potevate raccontare come è andato il vostro trasferimento alla Roma. Grazie. Sì, a me mi avevano parlato un paio di giorni prima, 15-20 giorni prima, e poi si è allungato un po'. Se ti dico la verità, quando ho finito la partita con la Fiorentina mi hanno detto che doveva viaggiare, che doveva venire qua, io non lo sapevo, non avevo neanche un'altra vestiti per mettermi, quindi quello è stato così veloce, però l'ho saputo il giorno dopo la partita con la Fiorentina. E io, per me è stato tutto veloce questa cosa con la Roma, io c'è anche un'altra offerta di Germania, decido anche di andare in Germania, ma dopo un momento quando sono andato a aeroporto mi non sentito bene, questo è veramente verità, e sono stato
molto emozionale, perché io in mia carriera ho fatto tanti viaggi, fatto cambiato troppo paese, ma veramente mia famiglia si trova bene in Italia. Quando sono arrivato in aeroporto, chiamato il mio procuratore e detto veramente io non voglio andare in Germania, e sono ritornato a casa. Dopo 3-4 ore mi ha chiamato il procuratore e dice ti vuole Roma, e quando ti chiama Roma sono veramente stato felice. Parisi, Centro Sono Sport. Buongiorno, benvenuti tutti e due, sono qui. Allora, volevo chiedere intanto a Zukanovic se ha parlato con i suoi connazionali bosniaci, beh, ovviamente sì, e se si è fatto un'idea della situazione riguardante Edin Dzeko. Invece volevo chiedere... Ah, ok. Una volta, prego. Rispondi. Non capisco la domanda. No, se ha parlato... cosa ti hanno detto i tuoi connazionali bosniaci, sì. E poi di Dzeko. Sì, ma loro sono mio grandi compagni della nazionale, ma veramente prima cosa hai fatto, sono parlato con loro. Cosa posso dire? Tutto positivo, una grande squadra, una grande società, grande organizzazione. Quando tu ce l'hai, quando un giocatore c'è queste cose tutte, bisogna andare e solo crescere. Invece volevo chiedere a Dzeko qual è il suo obiettivo personale adesso che è qui a Roma. Quando uno arriva così di una squadra di nuovo, l'unica cosa che vuole è giocare. Io, come ti ho detto, arrivare un giorno dopo di allenarmi con la squadra e giocare titolare per me è stato una sorpresa e un orgoglio. Quindi l'unica cosa io che voglio è aiutare la squadra e giocare il massimo possibile, però so che sarà difficile perché qua ce l'hai tantissimi giocatori di gran qualità. Fasan, Rete Sport. Ciao, benvenuti. Volevo chiedere a Zukanovic se, visto che già due bosniaci hanno segnato in un derby e poi lui ha già segnato alla Lazio, anche se con una deviazione, volevo sapere se ti eri tenuto un gol per il derby. E invece a Dzeko volevo chiedere, per quanto riguarda la cultura del lavoro, si è parlato... Burdisso ha parlato della cultura del lavoro a Roma in maniera non così positiva, invece il presidente Pallotta di recente ha detto che sono migliorate le cose. Volevo sapere come ti trovi, quanto stai lavorando, come sta andando, insomma, se hai trovato delle differenze. Grazie. Io non capisco bene la domanda, scusa. Fatene una alla volta, ragazzi. Sì, scusami. No, ti chiedevo se già due bosniaci, Dzeko e Pjanic, hanno fatto un gol alla Lazio nel derby. Okay. Volevo chiederti se ti hai ritenuto un gol anche tu per il derby, perché qui si dice non c'è due senza tre. Se ne... Okay. È vero. Oh, vediamo, non voglio tanto pensare avanti. Adesso per me è più importante domenica contro Sampdoria. Quando arriva derby pensiamo al derby, ma non mi piace parlare 7 giorni avanti. Domani è un altro allenamento, è un'altra partita. Bisogna vincere, giocare bene, voglio continuare così come queste due partite, solo questo è il mio test. Mi rifai anche a me la domanda, per favore? Sul discorso che, non so se hai seguito, che Burdisso aveva fatto delle dichiarazioni su una cultura del lavoro non proprio diciamo determinata qui a Roma, invece il presidente Pallotta di recente ha detto con Spalletti le cose stanno andando molto meglio e si sta lavorando sodo. Ti volevo chiedere se avevi notato delle differenze, ovviamente col Genoa, su quanto si lavora e se stai lavorando tanto, fisicamente, come ti senti? Insomma. No, io è vero che ho fatto solo due allenamenti qua, perché poi ho giocato, però ho trovato, come ho detto, una grande organizzazione, un staff tecnico, un staff molto... qualitativo che fa dell'allenamento adeguato. Poi sicuramente sarà diverso perché ogni squadra, ogni allenatore, ogni preparatore fanno il suo lavoro diverso, però fino adesso mi trovo molto bene. Facciamo l'ultima, Rossomando.
Eccomi. Ciao Diego, ciao e benvenuti. Volevo chiederti intanto con partire con Diego, per te la Roma non è la prima volta quando che vai in una grande squadra, perché tu sei stato già al Siviglia, che è comunque una squadra importante, poi lì sei stato forse fermato dai tanti infortuni, la tua carriera sembrava veramente che stesse per esplodere, avevi firmato una clausola di rescissione a 48 milioni di euro, poi i tanti infortuni ti hanno un po' bloccato forse. Senti che questa è la tua grande occasione per il tuo rilancio ad altissimi livelli, magari anche per ritrovare la nazionale? Sì, sì, certamente. Io, come ho detto, come ho risposto alla prima domanda, io sono qua grazie al Genoa che mi ha preso quando la mia carriera non era... io non stavo in un buon momento, era di 2 anni più o meno che non giocava più di 20 partite all'anno, e quindi la decisione che ha fatto il Genoa di prendermi non è stato facile. Però è andato bene, quindi essere qua dopo solo un anno e mezzo di giocare là per me è un passo che non posso non mi posso addormentare, devo approfittarlo, devo fare al 100%, perché credo che essere in una squadra come questa, una squadra così grande d'Italia, non tutto il giorno si può approfittare, quindi devo farlo benissimo, devo allenarmi bene, sapendo che sono in una squadra top e che quasi non lo fai al 100%, tutto il mondo ti vede. La nazionale, se ci pensi magari? Sì, nella mia testa quello sempre sta. Credo che per ogni giocatore che gioca a calcio la nazionale è un sogno. Io sono andato solo 2 volte, quindi credo che magari giocando qua alla Roma qualche possibilità in più ce l'ho, però devo farlo bene, sennò, perché è vero che l'Argentina davanti c'è un giocatore molto forte. Visto che il prossimo avversario della Roma sarà proprio la tua ex squadra, volevo chiederti se Spalletti ti ha chiesto magari qualche segreto, qualche curiosità della Sampdoria, visto che sarà il prossimo vostro avversario. Ma ancora no. Ancora no, è secondo giorno di riposo di quando siamo giocati, penso domani, dopodomani possiamo fare, analizziamo il gioco di Sampdoria, possibile mi chiedi qualche cosa, ma fino adesso niente. Grazie a tutti, scusate ancora il ritardo. Diego, guardate un attimo insieme. Sì, guardate, anche di qua.